Allora, oggi trattiamo questo argomento, il caso, la casualità, no? Sentiamo sempre più parlare della probabilità che avvengano alcuni eventi, quindi quando si parla di probabilità si parla di caso. Vedete, questo è un argomento che è rientrato moltissimo nella fisica, soprattutto dagli inizi del Novecento con l'avvento, potremmo dire, della meccanica quantistica, perché si è passati da una fisica di tipo deterministica, cioè come dire, io quando faccio cadere un oggetto, nel momento in cui lo rilascio, se so che questo, immaginate sta penna che ho in mano, è sollevata di 1 metro da terra, in maniera deterministica, io posso dire che se la rilascio, per toccare terra ci metterà 1,03 secondi, per esempio. Quindi per dirvi che si era passato da una visione totalmente deterministica, anzi, si pensava che ogni fenomeno fosse deterministico. Poi di tanti fenomeni semmai non si riusciva in qualche maniera, come dire, a spiegare le motivazioni, ma solo, per così dire, per una carenza di... Dice, vabbè, non siamo noi in grado di esprimere qual è la formula che descrive una determinata cosa, però quel processo fisico, qualunque esso sia, è deterministico. Invece con, dicevo, la meccanica quantistica si inizia a riportare anche l'idea della non determinazione anche nella fisica. E pensate che questa cosa trovò enormi, diciamo, ostacoli, come dire, da parte di alcuni fisici e non tra ultimi, proprio Einstein, il quale rifiutava in quella prima fase, per così dire, l'idea che ci potessero essere dei fenomeni fisici casuali. Beh, scusate, la prima distinzione dei fenomeni fisici che dobbiamo fare è proprio tra due tipi. E cioè la casualità, quindi il caso soggettivo, è quello oggettivo. Quello soggettivo, e questa era una delle tesi appunto di Einstein, è il caso in cui, dice, un fenomeno ci appare casuale, ma solo perché ci mancano delle informazioni. Mi spiego meglio. Immaginiamo che noi lanciamo due dadi, va bene? Sappiamo bene che nel lanciare due dadi, quindi possono comporsi nella somma numeri da 2 a 12, va bene? Per noi questo è un processo che si dice usando un termine più matematico, stocastico. Significa un processo casuale, perché effettivamente quanti di noi possono dire io nel lanciare i dadi faccio uscire sempre 3. Nessuno di noi è in grado. Secondo voi questa è una casualità oggettiva o soggettiva? Oggettivo perché non dipende Saremmo indirizzati a dire che è oggettiva effettivamente. Però rifletteteci, i dadi sono due oggetti materiali. Se noi li lanciassimo, se, questo è il se matematico, no? Come sempre nella stessa identica maniera, precisa. Immaginate quando lanciamo i dadi, no? C'è non solo una velocità, ma anche un tempo di rilascio. Perché basta che io rilascio quei dadi un istante prima, un istante dopo, giustamente una volta uscirà 3, una volta 5, una volta 12. Quindi, se noi invece, ripeto, come fosse un teorema matematico, se riuscissimo a lanciare i dati sempre alla stessa maniera, che cosa avremmo? Sempre lo stesso numero. Cioè, quando io ho i dati in mano in un determinato posizione, quindi in realtà il lancio dei dati, se ci riflettete, è sì per noi una casualità, ma soggettiva. Perché legata al fatto che a noi mancano quelle informazioni, chiaramente nel mancare quelle informazioni c'è insito il fatto che non possiamo, cioè come facciamo ragazzi a capire esattamente
quell'informazione, cioè con che velocità di lancio o come dicevo il tempo di rilascio. Cioè sono informazioni che non potremo mai riuscire, anche l'altezza, diciamo da qui, capito? Non potremo mai riuscire, ma già di dati, ma già come li stringiamo in quel momento, pure che noi in mano li posizioniamo sempre alla stessa maniera, ma se lo lanciamo 100 volte, casualmente, giustamente, usciranno, non dico chiaramente 100 risultati diversi, perché essendo da 2 a 12, è chiaro che al 13° lancio qualcuno assomiglierà, non vi pare? Che una volta può fare 2, una volta 3, però al 13° lancio per forza di cosa deve ripetersi. Però per noi è una casualità, perché quelle informazioni non è che non le conosciamo solo, non abbiamo modo di reperirle. Però in realtà se noi avessimo modo di reperirle, cioè i dati vengono lanciati sempre con la stessa velocità, dalla stessa altezza, con lo stesso tempo di rilascio, vi assicuro che uscirebbe sempre lo No, stesso. beh, possiamo reperirli, solamente che metterli in pratica è possibile. Reperirli nella pratica, sto parlando. Sì, è chiaro che uno dice io vorrei dare quella velocità, vorrei dare quel tempo, però poi nella pratica, capito, non. Quindi anche quello, infatti Einstein, vedete, contestava, mo quello arriva, il principio di indeterminazione di Heisenberg è un principio molto semplice, tutto sommato, che dice le particelle atomiche, gli elettroni, per esempio, si muovono in maniera casuale. Va bene? E quel principio, appunto, enunciato da Heisenberg, che cosa diceva? Che tu non riesci a indeterminazione, non riesci a stabilire in maniera corretta contemporaneamente la posizione di quella particella quando si muove o la sua velocità. Cioè dice, quanto più ti avvicini a conoscere la posizione, non conoscerai la velocità. Quando più ti avvicini a conoscere la sua velocità, non saprai dire qual è la posizione. Einstein, dimmi. Forse è legato al concetto di nube Perché, mo, ci arriviamo, sì, è legatissimo. Perché Heisenberg quello diceva, dice, le molecole subatomiche si comportano in maniera oggettiva, nella casualità oggettiva. Einstein invece nel non credere a questa tesi, giustamente, non è che, come dire, in maniera molto banale diceva, no, per me non è così. Lui argomentava appunto con questa cosa, dice, secondo me è quella casualità che, come dire, ci appare tale, è solo legata al fatto di non avere quelle informazioni. Capito? Quindi dice, se noi un domani riusciremo in qualche maniera a stabilire quali sono le informazioni del moto degli elettroni, le particelle in generale, quello non sarà più appunto una casualità soggettiva, ma diventerà deterministica. Vedete, il determinismo, ragazzi, in tante cose, probabilmente ci arriveremo, vedete, uso il probabilmente. Immaginate nel clima. Cioè, io non escludo che tra 20-30 anni, noi in maniera veramente deterministica, ci sarà un'app che dice tra 15 secondi inizierà a piovere. Cioè, già mo ci prendono abbastanza. E non a piovere, dove ti trovi tu? Capito? Capito? L'app a chi sta a 300 metri non gli darà quella segnalazione perché lì, capito, in maniera determinata, perché vedete anche lì, rifletteteci, il piovere, il caldo e il freddo non è legato a fenomeni probabilistici. Noi abbiamo la certezza che quando si incontra aria calda e aria fredda, succedono appunto tutti i venti e quant'altro, e quindi di conseguenza anche i temporali nel ciclo dell'acqua e quant'altro. A noi appaiono casuali, perché da chi di noi riesce a dire domani alle 9:27 pioverà non a Sansevero, pioverà in questo punto dove ci troviamo? Nessuno, neanche i meteorologi, perché giustamente tutti quei processi che loro sono degli studi e quindi infatti se vedete nelle vostre app vi dice la probabilità di precipitazione. Considerando Esatto, ci mancano le informazioni. Ecco perché dicevo, probabilmente tra 30 anni
ci saranno talmente tanti di quei sensori sparsi dovunque, allora quindi avremo le informazioni giuste e potremo dire in maniera deterministica che tra 3 ore e 50 secondi pioverà in quel determinato punto. Va bene? E così, quindi questa era la visione di Einstein. Dice no, ci mancano solo le informazioni. Invece, Heisenberg e poi tutti quelli in qualche maniera, tipo Niels Bohr, che era uno di quelli convinti che la meccanica quantistica si basasse su una casualità oggettiva, invece, cioè come a dire, quelli si muovono casualmente, non perché a noi mancano delle informazioni, ma perché effettivamente è proprio casuale, cioè il moto di una particella elementare, quale ad esempio l'elettrone, è totalmente casuale. Cioè, come dire, anche un domani che potremo avere più informazioni, ma rimarrà sempre casuale. Quindi quella è la casualità oggettiva. Va bene? Quindi vedete come, insomma, anche la casualità giustamente ha bisogno di questo rapporto. Dicevamo prima, chiedeva un vostro compagno sul se questo avesse a che fare con l'atomo. Questa era proprio la risposta. Lo ha a tutti gli effetti, perché effettivamente, appunto, con i vari esperimenti anche mentali, perché poi Einstein nel dare, come dire, i suoi no, secondo me non è così, proponeva a Niels Bohr esperimenti mentali, ovviamente, perché non erano riproducibili, come dire, facilmente nella pratica, in cui dicevano: no, se capita sta cosa, avremmo questa situazione, capito? E questo, vedete, era di, come dire, anche da incentivo, se vogliamo, di studiare, e migliorare quelle teorie da parte di Bohr e tutti i suoi collaboratori della scuola di Copenaghen, perché creò proprio veramente un pool di fisici, mentre Einstein era un gruppo solitario di quelli, no, che studiava da solo. Invece Niels Bohr aveva già una visione, se vogliamo, moderna. Cioè, voi conoscete, vabbè, pure, e anch'io li conosco, però dico, ne sentiamo parlare, no, di gruppi di ricercatori, ma in ogni ambito, nella medicina, nella scoperta di malattie o della fisica. Cioè, non esiste oramai più il concetto di chi lavora da solo, si lavora veramente sempre in team. Infatti, quando vediamo, immaginate proprio nella fisica, dove si culmina quello che sto dicendo, immaginate al CERN di Ginevra. Il CERN è nata, cioè è stato deciso di farlo a Ginevra solo perché quelli sono dei furbacchioni, perché c'era pure l'ipotesi di farlo in Italia. Ma capite bene come è andata a finire. I soldi però per farlo l'hanno messo 20 nazioni, tra cui anche noi. Quindi non solo per costruirla, ma lì tutti i team di ricerca sono team internazionali, molti anche guidati da nostri fisici, quindi perché chiaramente in ogni team c'è qualcuno che deve dirigere, no? Sì, si è tutti più o meno alla pari, però qualcuno che poi è, come dire, il responsabile di quel progetto. E dicevo, non esistono ricerche a un certo livello del ricercatore che sta a casa sua a farsi tutti i suoi, cioè, se un ricercatore a un certo livello, oramai lavorano tutti in team, perché quando stanno tante menti a confronto, il risultato è sempre migliore. Va bene, quindi su questo Bohr già aveva dato un po' l'impronta di com'è la ricerca moderna. E dicevo, tutte le controdeduzioni avanzate da Einstein, chiaramente cioè non erano viste come solo, ma questo, capito, ci contrasta e lasciamolo perdere. No, per Bohr era importante ciò che gli diceva Einstein, e anzi gli è servito per evolvere, effettivamente, per, come dire, confermare ulteriormente quelle teorie. Pensate che in vari dibattiti pubblici, anche nei vari congressi in cui si incontravano, Einstein ripeteva sempre questa frase per confutare la sua idea
casualità oggettiva. Diceva: Dio non gioca a dadi. Chiaramente indicando che cosa? Che il mondo, no, le particelle, non si muovono in maniera casuale, ma in maniera deterministica. Appunto, affermando che, dice, è un nostro limite conoscere quelle cose, ma in realtà. Però pensate che dopo tanti anni, in qualche maniera, perché poi non era certo uno stupido, insomma, ammise che effettivamente la meccanica quantistica, anche come veniva vista da Niels Bohr, effettivamente era consistente. E quindi completò sta frase dicendo: Dio non gioca a dadi, però qualche volta fa un'eccezione, capite? Come a dire, stavolta ci avete ragione voi, però pur di non dire sì, mi sono sbagliato, capito? In maniera elegante, a completo, dice, però qualche volta fa un'eccezione, insomma. Quindi questo è il concetto di casualità. Quindi tanti effettivamente fenomeni, anche, ripeto, i dati, apparentemente non c'entrano niente con la fisica, che ci sembrano casuali, effettivamente lo sono per noi, perché è chiaro che per me, se lancio dei dadi, per me è una cosa casuale, perché mi mancano quelle informazioni. Però in realtà è un processo deterministico nascosto dietro la mancanza di informazioni. È chiaro che quando non hai quelle informazioni diventa casuale, ecco perché si parla sempre di caso, però dobbiamo parlare di casualità soggettiva, va bene? Invece nella casualità vera si parla di casualità oggettiva, cioè, come a dire, effettivamente c'è una totale casualità, cioè noi potremmo avere tutte le informazioni che ci pare sull'atomo, ma l'elettrone continuerà a muoversi nella famosa nube elettronica in maniera totalmente casuale, va bene? Questo è un po' il ragionamento che vi volevo fare.